La sfida di Udine termina in pareggio. Decisa da una mattina del mattino in recupero. Nella prima metà di due gol dall'Ischia e uno di Lorenzo Luca Francesco Velluzzi, il battesimo del Blue Energy Stadium. Un nuovo nome di Friuli. Termina con il quarto anche per la squadra di casa. Udinese. Che afferra il 22 in pieno recupero grazie alla testa del nuovo mattino. Eric Cardosottil viene salvato nel photo finish in una gara in cui Genova di Alberto Gilardino. Conferma tutto ciò che ha mostrato giovedì superando Roma. Per Genoa. Supportato da uno straordinario Gudmundsson. È un po' una beffa perché Gioco lo ha sostenuto bene avanti. Quindi soffrendo il pari. Ma riprendendo sempre con numero islandese 11. Nella seconda metà Udinese è andato goffamente e senza costruire la caccia allo stesso. Ma ha trovato i colpi di Lazar Samardžić. Ancora inspiegabilmente iniziata sulla panchina e proprio dal suo calcio d'angolo è nato il sensazionale uguale sul proprio gol. Venerdì c'è il viaggio a Empoli che sarà decisivo per il percorso della squadra e del tecnico. La partita prima della partita. L'Udinese voleva ricordare il massacro di Vajont in cui sono morte quasi 2000 persone. Il 9 ottobre i 60 anni. Avvio di un fischio. Sottil presenta una sorpresa. Che è quindi una conferma di ciò che abbiamo visto a Napoli Samardžić. Il gioiello della squadra. In panchina. Matuku Pereira ritorna. Non è finita dopo aver attaccato Lucca insieme a giocare come Combeto. In difesa c'è ancora il giovane Christensen a sinistra e non Cabasele. Che viene recuperato. Alberto Gilardino rilancia la qualità di Malinovskyi dall'inizio e si mette in uno specchio 352 come nella sfida traboccato dalla Roma. In difesa c'è Vázquez. Inizia e l'Udinese sembra nella bambola. Valeis perde una palla sanguinante. Silvestri manca un rinvio centrale. Poi gli manca un altro. Se stessa consegna a Frendrup che serve Gudmundsson che non perdona. Genoa in avanti. Gli schizzi di Udinese, una reazione che a 23 gli dà lo stesso. Bravo Camara per mettere una buona palla nel mezzo i piedi di Lucca che scaricano un grande tiro e si sblocca nel campionato. Il rossoblu protesta per una spinta. Giudicato lieve buon obiettivo. I difensori friuliani. Salvati dal fuorigioco di HAPS. Ma l'ailandese è scatenato e il tutore lo fa allo stesso modo al minuto 41. Vázquez fa grande recupero su Ebosele. Consegna a mano a Malinovskyi. Un bellissimo lancio. La stagnazione si aggancia perfettamente al numero 11 che scherza Christensen e batte Silvestri con dispositivo forse deviato ma non sembra irresistibile. Udinese negli spogliatoi sotto i fischi del Blue Energy Stadium.